Si chiama sharenting ed è l'abitudine a divulgare online contenuti, foto, video e informazioni riguardanti i propri bambini. Ogni anno in Europa i genitori condividono online una media di 300 foto riguardanti i propri figli e nel primo anno di età ne hanno già condivise quasi 1000, circa 5000 prima dei 5 anni. I canali più battuti sono Facebook, Instagram e Twitter. Un'abitudine consolidata che può comportare però conseguenze che vanno dal furto dei dati personali fino all'utilizzo di immagini in siti pedopornografici. Nel futuro offrire materiale online che potrebbe alimentare episodi di bullismo e cyberbullismo. L'allarme lanciato dal CODACONS, dal coordinamento dell'Associazione dei Comitati di Tutela dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori e dal Gruppo di Studio per i Diritti del Bambino della SIP, la Società Italiana di Pediatria, è stato condiviso dalla Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Carla Pulighedu, che anche in vista dell'ormai imminente riapertura delle scuole invita genitori e insegnanti a prestare maggiore attenzione in relazione ai rischi connessi allo sharenting. È necessario, afferma la Garante Pulighedu, pensare ad attività formative di informazione e formazione, finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi, tesa a modificare i comportamenti sul web e a favore di una concreta tutela dei minori. I minori, ricorda la Garante, sono soggetti deboli e in quanto tali necessitano della massima tutela e quanto poco conti il fatto che lo si fa con amore o con orgoglio per raccontare al mondo il bene che si vuole loro. Ancora la cronaca, intorno alle 14:15 una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer è intervenuta sulla statale 131 all'altezza del bivio per Birori, dove un'autocisterna di gasolio che viaggiava fortunatamente scarica per cause in corso di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il conducente per poi consegnarlo alle cure mediche del 118. Lunghe e complesse le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della strada. E sono 9 gli incendi divampati in Sardegna oggi, 4 dei quali hanno impegnato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale e nazionale. A Olbia, lo vediamo nelle immagini, sono stati impegnati 2 Canadair vicino alla zona aeroporto, oltre agli elicotteri provenienti dalle basi di Limbara e alle De Sardi. Il fuoco ha percorso una superficie di circa 3 ettari di rimboschimento di sughera. A Sorgono, in località Monte Oe, dove si è riacceso il focolaio dell'incendio che lunedì ha mandato in fumo 150 ettari di bosco e macchia mediterranea, sono intervenuti 3 elicotteri, tra i quali il Super Puma e un Canadair proveniente dalla base di Olbia. Fiamme anche a Cuglieri, dove si sono alzati in volo gli elicotteri di Anela e Bosa, e a Uniferi, dove ha operato l'elicottero proveniente dalla base di Farcana. Riaperto ieri a Cagliari il parco San Michele, era rimasto chiuso dopo l'incendio che lo ha interessato nel mese di luglio. Il servizio dei colleghi di UTG. A distanza di quasi un mese dal grosso incendio che ha colpito il colle di San Michele a Cagliari, questa mattina i cittadini hanno visto le porte del parco riaprirsi. A tornare operativo anche il servizio bar, in funzione dalle 9 del mattino fino alle 23. La pizzeria invece è ancora in fase di restauro e, a detta del titolare, ci vorranno un paio di giorni per la riapertura, a causa della fuliggine che invase il locale durante il rogo. Dalle 10 alle 20 è di nuovo possibile visitare il Centro Comunale d'Arte e Cultura che si trova all'interno del castello. Al momento però non si potrà accedere al grottino che si trova in cima al colle e nella zona degli uffici, posizionati nella parte occidentale del parco, zona colpita dall'incendio. Un'importante novità riguarderà però il periodo autunnale. Come riportato dal sindaco Paolo Truzzu, partirà un'iniziativa di forestazione nel parco di San Michele e in quello di Monte Urpino, che vedrà l'inserimento di 32.000 nuove piante. La cronaca ci porta ad Ozieri, sono stati identificati nei giorni scorsi dopo una rissa scoppiata all'inizio dell'estate in un bar del centro. 3 giovani sono stati denunciati dalla polizia per rissa aggravata, lesioni, porto di armi e oggetti atti ad offendere. Nei loro confronti il questore di Sassari ha emesso anche un DASPO urbano con divieto per 3 anni di accedere a stazione e stazionare all'interno di bar, ristoranti, pizzerie, circoli privati e locali di pubblico trattenimento in tutto il territorio comunale di Ozieri. Al bar dove si era verificata la rissa è stata sospesa la licenza e dovrà quindi restare chiuso per 30 giorni. E c'è stato un incendio vettura, un incendio auto nella notte a Santa Giusta. Per cause in corso di accertamento, una vettura è andata a fuoco in via Giovanni XXIII. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
Apriamo adesso la pagina dello spettacolo, andiamo a Itireddu, dove è iniziato il Festival della Danza d'Autore Corpi in Movimento, che ha preso il via con lo spettacolo Outdoor Dance Floor della Compagnia Chiasma di Roma, trasformando la cava di La Pill in una vera e propria pista da ballo. Musica e colori e corpi in movimento al posto di Magma e La Pill all'interno del vulcano di Itireddu, riacceso dal Festival della Danza d'Autore che ha visto protagonista la Compagnia Chiasma di Roma. Se normalmente Outdoor Dance Floor è un lavoro che in qualche modo punta all'attivazione di un momento di socialità esplosa, di socialità diffusa, in questo luogo queste caratteristiche si amplificano maggiormente. Ci piace pensare che questa sera proveremo a rievocare la magmaticità intrinseca di questo luogo, un po' la sua memoria, la memoria del suo genius loci. Un paesaggio lunare, suggestivo e magico, ha fatto da cornice alla 20ª edizione del festival organizzato da Danze 20, accogliendo uno spettacolo che ha incantato il pubblico presente. Tratta in realtà di un contesto che effettivamente ha dato lavoro a decine di famiglie, dunque è stata una risorsa sotto il profilo economico, e adesso, nonostante la cava continui ad appunto utilizzare il lapillo vulcanico, può diventare invece una grande opportunità di rilancio, perché non tutti i paesi della Sardegna, anzi neanche uno, può vantare in qualche modo la presenza di un cono vulcanico sezionato come questo qui, che effettivamente si presta alla creazione, alla realizzazione di eventi, ma anche ad ispirare la creatività degli artisti. Apriamo adesso la pagina dello sport. Niente da fare per Filippo Tortu e Fausto De Salu, entrambi eliminati nelle batterie dei 200 metri ai mondiali di atletica leggera di Budapest. L'atleta di origini sarde impegnato nella sesta batteria ha chiuso al quarto posto con 20:46, un tempo che non gli consente il ripescaggio. Niente da fare anche per De Salu, che ha chiuso la sua batteria con il tempo di 20:49. Nella gara femminile sorride invece la cagliaritana Dalila Kaddari, che con il suo tempo 22:67 si è qualificata per la semifinale. E prende il via da Nuoro la nuova stagione agonistica della Dinamo Sassari, che si prepara all'ennesima annata da vivere tra le fatiche della Serie A di basket e l'impegno europeo della Champions League. Obiettivi e desideri bianco-blu nelle parole del presidente del club sassarese, Stefano Sardara.